Eccoci quindi di nuovo a questa terza puntata del tutorial che ci permetterà di costruire le falde del tetto a padiglione. Abbiamo trovato quindi a terra, lo possiamo vedere in vista prospettica, le proiezioni dei vertici a partire dalle bisettrici che abbiamo visto nella puntata precedente. Adesso dobbiamo collocare l'altezza di questi vertici in relazione all'inclinazione scelta. Bene, in geometria descrittiva questa è un'operazione estremamente, diciamo, delicata perché porta all'utilizzo di quella che è chiamata linea di massima pendenza. La linea di massima pendenza è quella linea che si identifica intersecando le facce la superficie inclinata con un piano perpendicolare alla linea di gronda che andrà a intersecare la superficie creando un angolo con il piano orizzontale che è proprio l'angolo che noi vogliamo gestire. Nel nostro caso la cosa è molto semplice. Detto questo, è quindi importante costruire l'altezza del punto del vertice delle falde in relazione all'inclinazione e alla base, quindi alla proiezione della linea di dipendenza. Beh, questa operazione, come dicevo, non è difficile. Prima di tutto vado a proiettare, a carpire questa distanza che potrebbe essere variabile attraverso la proiezione del punto sulla curva più vicina. Vado subito a fare questa operazione. Quindi posso, una volta identificati questi due punti, posso andare a vedere qual è il punto più vicino, che è la linea più vicina su cui proiettare appunto perpendicolarmente la proiezione del vertice. Quindi basta andare su curve e quindi utilizzare questo parametro, curve closest point, le curve da andare ad implementare, a costruire sono appunto tutte queste curve, quattro curve, ma in maniera differente per i due vertici del tetto. Quindi attraverso un graft posso andare a prendere i miei vertici, magari il graft non lo faccio da questa parte, ma lo faccio da quest'altra parte, in modo tale da separare questi punti in due liste diverse e poi andare a valutarli rispetto ai segmenti. Benissimo, quindi ho proiettato questo punto su 1, 2, 3 e 4 e questo punto su 1, 2, 3 e 4, ma quello che ci interessa è proprio, come vedete, sui tre lati del padiglione la distanza sarà sempre la stessa e quindi quello che mi interessa è prendere la distanza minore anche qui grazie a un sort list è possibile andare a identificare la distanza più vicina e quindi io prenderò la prima. Eccoci. Qua, list item, e andrò a prendere la prima. Benone, quindi qui avrò le due distanze più vicine dei punti proiettati, che posso andare sempre a verificare con un panel. Ok. Qui mi dà che non c'è niente, molto strano. Andiamo a verificare. E certo, perdonatemi, ho sbagliato perché ovviamente devo andare a vedere il valore chiave che sta qui sopra. Adesso sì.
Eccoci qua. Perfetto, ecco qua. 4 e 4 è la distanza più vicina. Adesso, grazie a delle funzioni trigonometriche estremamente semplice, la tangente all'interno di un triangolo che si creerà qui, cercate di prefigurare con la mente il triangolo creato proprio dall'inclinazione della falda, in funzione dell'angolo e della distanza riuscirò a costruire l'altezza. Benissimo, quindi identifico un mio angolo minimo, per esempio. Il minimo che voglio è 45, quindi andrò da 10 gradi a 45. Le operazioni trigonometriche avvengono attraverso dei valori radianti, quindi devo trasformare i miei gradi in radianti. Eccola qua, la giusta funzione che mi permette di trasformare i gradi in radianti. E poi, grazie soprattutto alla funzione trigonometrica tangente, tangente, riuscirò a trasformare la base in altezza in funzione dell'angolo, la base del triangolo in altezza in funzione dell'angolo. A 45 gradi la funzione è uguale a 1, quindi quando abbiamo una falda a 45 gradi, quello che si otterrà è un'altezza pari alla base. È normale, era giusto una verifica. Quindi vado a costruire il prodotto di questi due valori. Il prodotto di questi due valori e il risultato finale appunto è proprio 4, ma anche mettendo per esempio 30 gradi quest'altro tipo di valore. Adesso devo semplicemente spostare questi vertici in alto rispetto a una dimensione che è questi sono questi due valori. Facile. Move. Chi devo spostare? Devo spostare i punti presi in considerazione, che sono questi. Non dovrei sbagliare i punti che presi in considerazione, appunto, che sono questi. No, perdonatemi, sono questi, eccoli qua, scusate, sono questi due vertici appunto selezionati rispetto alla direzione Z. Vedete, già si sono alzati in maniera unitaria, ma quello che mi interessa a me è alzarli invece di questa dimensione. L'idea adesso è creare l'intersezione. Adesso faccio un po' di pulizia. L'idea è creare l'intersezione tra le varie falde, quindi prefigurare l'intersezione e poi da lì creare le vere e proprie falde. L'intersezione la creo facendo delle linee che vanno da questo punto ai punti più vicini, ai due punti più vicini, perché sicuramente sono questi i punti più vicini, ma lui è in grado di capire tutti i punti e poi selezionare solo i due più vicini. A questo punto è necessario ripartire dai vertici, che come avevo accennato nella precedente lezione sono 5 anziché 4. Due si sovrappongono. Per evitare questo abbiamo uno strumento che si chiama Cool Point, Cool Duplicates, perdonatemi, Cool Duplicates, che permette di lasciare solo un punto nelle condizioni in cui ci sono due geometrie puntiformi sovrapposte. Ecco quindi che passiamo da 5 a 4 punti, che sono quelli che ci servono a noi. E adesso con questo strumento non ci serve più questo. Con questo strumento io posso calcolare i closest point, closest points, e impostare che i closest points che ci interessano sono due. Set integer e mettiamo due. Benissimo. Adesso quindi possiamo abbinare con questo strumento a ogni vertice della nostra falda almeno due punti, quelli più vicini, che chiaramente sono o questi o questi. Quindi la nuvola di punti che ci interessa è questa, ed ecco che in maniera molto facile possiamo costruire delle linee per due punti, dove il primo punto è il vertice, qui si parla sempre di liste, e il secondo punto è la lista dei punti più vicini. Ecco qui che abbiamo organizzato l'intersezione.
possiamo adesso generare un'unica lista con un flatten. Fatto questo flatten, possiamo creare una seconda lista shiftata nella logica che abbiamo sempre adoperato in questa definizione. Shift list, eccola qui, shift list, e quindi andare a vedere che succede se noi facciamo un age surface prendendo la prima lista e la seconda lista. Ok, succede questo perché effettivamente le curve che abbiamo generato lo possiamo subito verificare con un point on curve, con un point on curve e con un list display non qui ovviamente, un point list, perdonatemi, possiamo, mettendo qui un valore di grandezza pari a 1, possiamo vedere che effettivamente l'ordine delle liste non è quello che ci serve a noi, no? Noi avremo bisogno di 0, 1, 2, invece qui è 0, 1, 2 e 3. Bene, questa cosa non è difficile da risolvere grazie a si chiama così, sort along curve. Sort along curve ci permette di ordinare i punti rispetto alla curva che abbiamo impostato, che è questa. Benone. Questa operazione mette in ordine i punti, ma non le linee a cui questi punti appartengono. Semplice, perché qui invece ci sono gli indici ordinati rispetto alla curva, gli indici, diciamo, degli elementi nella lista dei punti ordinati rispetto alla curva. Quindi basta fare un list item rispetto alla lista da ordinare, sappiamo che è questa. Quindi adesso possiamo un attimino cancellare quello che non funziona e invece, diciamo, mantenere la nostra attenzione su ciò che deve essere messo a punto. La lista da mettere a punto è questa, in funzione di questo nuovo ordine. Di nuovo andiamo a fare uno shift list di uno shift list di questa lista, e poi ecco che dovrebbe andare tutto bene facendo un age surface. Perfetto, ecco quindi che abbiamo costruito il nostro padiglione che, come avete visto prima, sarà sempre funzionante sia in questo caso che nel caso in cui voglio fare qualcosa che non sia un parallelogramma, ma sia per esempio anche una cosa di questo tipo, oppure addirittura una cosa di questo tipo. Vedete, funziona sempre. Il resto sono operazioni di dettaglio e di liste. Vi saluto e spero di, diciamo, avere i contatti, di essere contattato da tutte le persone interessate. A presto!